borgo medievale di Macchia Godena, aperto ai battenti al villaggio San Nicola. Al suo interno sono state recuperate antiche abitazioni disabitate. Vediamo tutto nel dettaglio. Volevo realizzare delle aule del catechismo, un piccolo oratorio, ma poi successivamente attraverso le donazioni di altre case tutto intorno al centro storico, al borgo medievale che sono state donate alla parrocchia, è nato il villaggio San Nicola, con un'idea particolare e precisa. Non è un luogo di vacanza turistica, ma di vacanza di spiritualità. Persone che possono venire a ristorarsi interiormente e di fare silenzio nel proprio interiore e cercare non solo di trovare Dio, ma trovare se stessi. Dato che il centro storico è dove è localizzata la chiesa madre, diciamo, ci sono tante case vuote, oppure case abitate però residenti chi a Roma e chi in altre città. A Macchia Godena il villaggio San Nicola diventa realtà nel centro storico del paese. Da una idea della locale parrocchia sono state recuperate a nuova vita vecchie abitazioni con l'aiuto di giovani volontari provenienti da tutta Europa. Un lavoro storico e paesaggistico di grosso interesse per la comunità. La difficoltà poi nella realizzazione, perché abbiamo utilizzato sempre e solo volontari che venivano da tutta Europa attraverso un'associazione internazionale con sede a Ravenna, Libo, che ha dato sempre la disponibilità di questi ragazzi. Chiaramente poi con la mia guida, con la guida dei maestri muratori dei Perfetto e di altri che si sono alternati, è stato, come dire, difficile, però alla fine si è fatto tutto, tutto nel migliore dei modi. Io ho seguito e quindi qui ci sono le autorizzazioni, i permessi di costruire, concessioni edilizie. Ogni casa ha il suo deposito per quanto riguarda le strutture sismiche, per cui siamo oggi arrivati all'agibilità. E quindi come dire, a far partecipare gli altri di questo grande progetto.